Amici di Canigatti TV Channel, benvenuti a Valle Crosia per questa dimostrazione cani guida con i Lions. Ho 26 anni quando ho perso la vista e praticamente oggi ne ho quasi 47 e 9 anni fa ho deciso di prendere questo cane. Avendo perso la vista da adulto, essendo abituata a camminare come un normodotato, normale, era tutto molto difficile e avevo cominciato col bastone. Vivevo questo bastone con molta ansia, cioè stavo proprio tanto male e per cui ho deciso di prendere il cane. E nel momento in cui mi è stato consegnato il cane, mi ha veramente rivoluzionato la vita, perché ho ritrovato la mia autonomia. Io col mio cane oggi vado al supermercato, vado dal calzolaio, in pasticceria, al ristorante, vado anche al mare da sola. E io devo ringraziare tutti i giovani Lions veramente per questa grande opera che fanno per noi, perché veramente è un dono enorme, soprattutto per una persona che ha perso la vista come me in età adulta. Ritrovare l'autonomia persa è la cosa più importante di questa, veramente. Il cane praticamente deve cercare la panchina. Questo succede perché il cieco naturalmente arriva in un locale, arriva in un bar, in un parco e deve trovare la panchina e non sa, o una sedia, non sa mai dove si trova. Nel frattempo Marco ha cambiato i percorsi, ha cambiato gli ostacoli. Comunque il comando è panca, il cane sta cercando la panca, si guarda intorno, fa ma come prima era da un lato, adesso l'hanno spostata, dove è finita la panca? Però io sono sicuro che già l'ha adocchiata, ha visto dove si trova. Avete visto che è bravo? Io vi ringrazio, ringrazio le istituzioni, ringrazio il sindaco, ringrazio i club della zona per tutto quello che hanno fatto. Da Cane Guida per Ciechi di Nimbiate, dai Lions, insomma da tutti quanti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao!